siate misericordiosi perdonando e donando. L'invito del Papa durante l'udienza generale dal Santo Padre è un suggerimento: amare genera un cuore grande. Preghiera e impegno, cardini per la costruzione di una famiglia di popoli. La guerra si oppone al vero spirito religioso. Le parole dell'appello per la pace letto ad Assisi davanti ad oltre 500 leader religiosi. Sull'intervento al porto di Santa Margherita Ligure, il Consiglio Comunale fissa i paletti con un ordine del giorno votato all'unanimità. Resta l'incertezza sugli sviluppi della proposta del soggetto privato. Pareri discordi sulla pedonalizzazione di Piazza Matteotti a Chiavari. Il punto della situazione dopo la sperimentazione estiva è stato fatto in una affollata assemblea al Caffè De Filla. Nell'Eucarestia la misericordia del Padre diventa carne, la riflessione del Vescovo a conclusione dei festeggiamenti in onore del Santo Cristo di Sestri Levante. La Virtus Entella al Comunale batte 2-1 il Perugia, assegno Ceccarelli e Caputo per i chiavaresi, quarto risultato utile consecutivo. Buongiorno a tutti, ben ritrovati al TG13. Dunque, dopo lo storico incontro interreligioso di preghiera per la pace di Assisi di ieri, questa mattina Papa Francesco ha ripreso il filo delle catechesi dedicate al tema della misericordia. Lo ha fatto nell'udienza generale che ha tenuto in piazza San Pietro, commentando il brano del Vangelo che ha dato il tema centrale a questo anno santo, ovvero quello in cui Gesù invita ad essere misericordiosi come il Padre. Nessuno di noi nella sua vita non ha avuto bisogno del perdono di Dio, e perché noi siamo stati perdonati dobbiamo perdonare. Sono state queste le parole del Papa, che ha formulato ancora una volta un invito ripetuto più volte negli ultimi mesi, ossia quello ad essere testimoni della misericordia, perdonando e donando. Ma sentiamo con quali espressioni il Papa ha concluso la catechesi di questa mattina. Non dimenticatevi di questo: misericordia e dono. Perdono e dono. E così il cuore si allarga nell'amore. Invece l'egoismo, la rabbia fa il cuore piccolo, 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 piccolo e si indurisce come una pietra. Cosa preferite voi? Un cuore di pietra? Vi domando, rispondete. Non sento bene. Un cuore pieno di amore? Se preferite un cuore pieno di amore, siate misericordiosi. La preghiera e l'impegno sono cardini per la costruzione di una famiglia di popoli. La violenza e il terrorismo si oppongono al vero spirito religioso. Così, in sintesi, l'appello per la pace 2016, letto ad Assisi davanti ad oltre 500 leader religiosi provenienti da tutto il mondo. Il messaggio ha chiuso la 3 giorni organizzata dalla comunità di Sant'Egidio, dalla diocesi della città umbra e dalla famiglia francescana sul tema sete di pace, religioni e culture in dialogo. Questo è lo spirito che ci anima: realizzare l'incontro nel dialogo, opporsi a ogni forma di violenza e abuso della religione per giustificare la guerra e il terrorismo. È questo l'appello consegnato fisicamente ai bambini dai leader religiosi venuti da ogni parte del mondo in un'Assisi stracolma di pellegrini e fedeli, un mandato al dialogo, all'incontro da portare a tutte le nazioni affinché si apra un nuovo tempo in cui il mondo globalizzato diventi una famiglia di popoli. 30 anni dopo la storica iniziativa voluta da San Giovanni Paolo II, la terra di San Francesco illumina ancora una volta il globo intero con la lampada della pace. E il Papa, nel suo discorso alla cerimonia conclusiva, riprendendo il tema dell'incontro internazionale, dice che tutti abbiamo sete di pace. Noi non abbiamo armi. Crediamo però nella forza mite e umile della preghiera. In questa giornata la sete di pace si è fatta invocazione a Dio perché cessino le guerre, terrorismo e violenze. Ancora una volta noi, insieme, qui riuniti, affermiamo che
chi utilizza la religione per fomentare la violenza ne contraddice l'ispirazione più autentica e profonda. Che ogni forma di violenza non rappresenta la vera natura della religione. È invece il suo travisamento che contribuisce alla sua distruzione. A un anno di distanza dalla scelta fatta dal comune di Santa Margherita Ligure sulla ricostruzione del porto, apparentemente non si è mosso nulla. Nell'ultimo consiglio comunale è stato solo approvato un ordine del giorno nel quale sono confluite le posizioni della maggioranza e delle opposizioni. I punti fermi per la risistemazione del porto di Santa Margherita Ligure ora sono condivisi da maggioranza e opposizione. Il Consiglio Comunale ha votato all'unanimità un ordine del giorno concordato nella riunione dei capigruppo, nel quale vengono ribaditi i paletti che la Santa Benessere in Social dovrà rispettare. La Casa del Mare e gli ormeggi dovranno essere gestiti direttamente dal Comune. In realtà la prescrizione era già contenuta nella delibera consiliare del 2015, con la quale il Comune aveva scelto la proposta della Santa Benessere in Social per il rifacimento del porto, preferendola a quella della ATI Porto Cavour. Il sindaco Paolo Donadoni e la capogruppo di maggioranza Patrizia Marchesini hanno sottolineato che in sostanza i consiglieri di minoranza sono confluiti sulle scelte già fatte dall'amministrazione comunale nel 2015. Sugli sviluppi della situazione regna però l'incertezza. Il soggetto privato che ha formulato la proposta di intervento deve ora presentare un progetto definitivo al Comune, ma non ci sono termini di scadenza. La ATI Porto Cavour intanto ha fatto ricorso al TAR. C'è anche il tentativo di armonizzare le proposte presentate dalle due società. In Consiglio Comunale sono state affrontate altre due mozioni presentate dalle minoranze. La prima riguardava il servizio di trasporto pubblico di ATP nei giorni festivi nelle frazioni collinari. L'assessore alla viabilità Alberto Balsi ha riferito che il Comune, pagando 280 euro per ogni domenica, ha ottenuto alcune corse di autobus che saranno gratuite per gli utenti, per il quartiere degli Ulivi e per le frazioni di Nozzarego e di San Lorenzo della Costa. C'è stata poi la proposta di trasmettere in diretta TV le sedute consigliari di Santa Margherita Ligure, attualmente coperte dal servizio radiofonico. L'ipotesi delle riprese televisive dovrà essere affrontata in commissione. Il Consiglio Comunale si era aperto con un minuto di silenzio per ricordare l'ex Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e con un minuto di silenzio per l'ex consigliere comunale recentemente scomparso Benedetto Palmieri, commerciante sammargheritese che dal 1951 al 1956, durante l'amministrazione Correbò, ha fatto parte del Consiglio nelle file della Democrazia Cristiana. A Chiavari è stata sospesa la pedonalizzazione di Piazza Matteotti. Sull'esito della sperimentazione estiva si è svolto un confronto con l'amministrazione comunale nel corso di un'affollata assemblea al Caffè De Filla. La scelta di chiudere al traffico Piazza Matteotti sarebbe stata una consistente mossa per la pedonalizzazione del centro di Chiavari. Per ora però tutto tornerà come prima, eccetto lo spostamento dei parcheggi dei motorini. Non è comunque esclusa la pedonalizzazione definitiva. A tale scopo sarebbero necessarie alcune operazioni preliminari, come nota il comandante della Polizia Municipale, Federico Luigi Bisso. L'eventuale chiusura definitiva va valutata sicuramente con dei modelli matematici, sicuramente va tenuto conto anche di aspetti urbanistici, architettonici, perché è una delle piazze più belle d'Italia. Chiaro che a lungo termine ci potrebbe essere anche una diminuzione del traffico ovunque, realizzando delle piste ciclabili che tra l'altro sono in stato di avanzata progettazione, l'amministrazione ce l'ha in stato di avanzata progettazione, quello sì che veramente non è una chiusura che leva il traffico qua e lo mette là, magari per esempio da San Pier di Canno o da Caperana, dai quartieri popolosi, se un certo numero di persone venisse in centro in bicicletta avremmo una vera riduzione di traffico e di inquinamento. Molta gente ha partecipato all'assemblea pubblica al Caffè De Filla esprimendo pareri sia favorevoli che contrari alla pedonalizzazione di Piazza Matteotti. Tra questi, particolarmente cauta, è la posizione dei commercianti formulata dal presidente dell'ASCOM Giampaolo Roggero. Va detto che i commercianti di Chiavari sono per la pedonalizzazione, ma in senso lato. Nello specifico su Piazza Matteotti le cose non hanno funzionato, perché per arrivare alla pedonalizzazione di Piazza Matteotti sono necessari alcuni accorgimenti. Ci riferiamo a una segnaletica di tutti i parcheggi, che sono tantissimi intorno alla città e che devono essere messi in evidenza con un progetto, con una cartellonistica che possa invitare il visitatore o il cittadino chiavarese a parcheggiare le auto fuori dal centro storico. Da lì o dei bus navetta o dei servizi che possono portare al centro. Su tutto sicuramente un'attenzione particolare per quelle che possono essere le piste ciclabili. È impensabile che Chiavari non abbia la possibilità di essere sfruttata da questo punto di vista.
approvato dalla Giunta regionale su proposta della vicepresidente Sonia Viale lo stanziamento di 523.000 euro per i servizi educativi per la prima infanzia. Le risorse sono finalizzate al sostegno dei costi di gestione anche nella prospettiva della riduzione dell'importo delle rette a carico delle famiglie per i servizi dedicati alla prima infanzia in strutture private accreditate. Nel giorno in cui a Genova si chiudeva il Congresso Eucaristico Nazionale, a Sestri Levante si sono conclusi i festeggiamenti solenni in onore del Santo Cristo, con la liturgia del Vespro presieduta dal Vescovo nella chiesa parrocchiale di Santa Maria di Nazaret. La chiesa di Santa Maria di Nazaret a Sestri Levante è una delle quattro chiese giubilari della diocesi di Chiavari perché custodisce l'icona del Santo Cristo, immagine dell'amore misericordioso del Padre. La festa che la parrocchia celebra in prossimità della memoria liturgica dell'esaltazione della croce quest'anno è coincisa con la conclusione del 26esimo congresso eucaristico nazionale di Genova. Monsignor Alberto Tanasini ha proposto ai fedeli una riflessione sul legame fra misericordia ed eucarestia. La celebrazione domenicale, ha spiegato, rinnova quanto è avvenuto sulla croce e nella partecipazione ad essa la vita di ciascuno può diventare un'offerta al Signore tutta intera e il frutto del sacrificio è il non vivere più per se stessi ma per Dio. Noi tutto questo lo possiamo fare anche sacramentalmente proprio partecipando all'Eucaristia, proprio vivendo intensamente questa esperienza. Allora tutto di noi diventa offerta, lode. Tutto di noi diventa gioia e l'essere insieme è davvero un ritrovarci legati nell'unica voce che si rivolge al Padre. I festeggiamenti in onore del Santo Cristo quest'anno hanno avuto valenza giubilare. Per questo, eccezionalmente, c'è stato il pellegrinaggio del Santo Cristo per le vie della città, cosa che accade ogni 25 anni oppure in occasioni particolari. Per noi sestresi è il massimo della devozione che possiamo avere. È un orgoglio portarlo, come è successo alla confraternita. Io specialmente e altri della confraternita l'abbiamo portato sulle strade in croco come con tanta devozione. Ecco, la Basilica di Santa Maria di Nazaret è una chiesa giubilare, è stato un anno particolare questo, anche è stata meta di tanti fedeli in questo anno della misericordia. Sì, tante persone venivano anche a chiedere, magari anche da fuori, anche Sestri, anche da fuori regione. Io ho visto anche alcune persone che sapevano appunto di questa possibilità di poter appunto svolgere la pratica del giubileo. C'era la possibilità con un foglietto in chiesa che permetteva di fare alcuni momenti particolari di preghiera davanti alla Madonna, davanti al Santo Cristo e poi di ricevere l'indulgenza. La parrocchia di San Maurizio di Monti a Rapallo celebra la festa del titolare nel giorno della memoria liturgica del santo. Domani alle 18 la messa sarà celebrata in suffragio dei benefattori e dei parrocchiani defunti. Sabato pomeriggio ci sarà a Montallegro il pellegrinaggio delle persone ammalate, un gesto che assume una valenza particolare in questo anno santo della misericordia. La celebrazione dell'Eucaristia sarà presieduta dal Vescovo e avrà inizio alle 16. Ora sfogliamo i quotidiani in edicola questa mattina. Poi ci ritroviamo per gli ultimi aggiornamenti e lo sport. Pace, la forza dei disarmati, il Papa, fidiamoci a preghiera e dialogo, il richiamo di Francesco all'incontro ad Assisi, non c'è un Dio della guerra, l'appello finale, ascoltiamo il grido degli innocenti. Altre parole invece arrivano dall'ONU e sono accuse reciproche per la tregua cessata in Siria. Siria colpiti gli aiuti, Obama accusa Putin e Ban Ki-moon contro Assad, si ferma l'assistenza ma la tregua non sarebbe morta. Libia, erano senza scorta gli italiani rapiti da criminali e non da terroristi. All'interno di Avvenire molte pagine dedicate all'incontro di Assisi e questa è un po' la conclusiva
Da Assisi al mondo vogliamo essere artigiani di pace, varie testimonianze, per esempio dall'Albania, religioni differenze insieme, la convivenza non è un'utopia, dall'Uzbekistan contro la pena di morte senza scoraggiarsi mai, dal Giappone per tutti noi buddisti, Tendai, questo luogo è un'ispirazione, e poi coltivare la fiducia reciproca nei rapporti della vita quotidiana, lo dicono dalla Germania. Il secolo XIX titola invece Italiani rapiti il giallo della scorta, ai due era stata tolta la protezione, corsa per evitare che siano venduti ai jihadisti libici, e poi le bombe sulla tregua in Siria, colpito ONU e un convoglio dell'ONU, Ban Ki-moon contro Assad e Obama, all'attacco di Putin, cerca la gloria con la forza. Impresa Entella, beffato il Perugia, 3 punti al comunale, prima Ceccarelli e poi Caputo per il 2-1 finale. Intanto a Genova il Salone Nautico si è aperto nel segno dell'ottimismo, più 6% di visitatori. E vediamo l'ex sindaco di Lavagna, Gabriella Mondello, che torna in libertà ma è denunciata per evasione. Era in casa in ritardo, Mondello denunciata per evasione dai domiciliari, 3 giorni dopo la misura viene revocata e l'ex deputata torna libera. Inchiesta sull'andrangheta Lavagna, l'ex sindaco ha spiegato di essersi attardata dal parrucchiere. E intanto la polizia torna alla discarica della Madonna della Neve, eseguiti nuovi carotaggi nel sito di stoccaggio alla ricerca di rifiuti speciali, presenti anche i tecnici dell'ARPA e gli esperti della Municipale di Genova. Ancora dal secolo XIX, Porto di Santa, vanno rispettate tutte le prescrizioni, maggioranza e opposizione a Santa Margherita votano insieme, esclusi contatti tra Santa Benessere in Social e Porto Cavour in vista di un possibile accordo. Ora gli aggiornamenti, andiamo in redazione dove oggi per noi c'è Alberto Viazzi. Abbiamo dei dati ufficiali che arrivano da alcuni comuni del territorio, segnatamente Sestri Levante per la raccolta dei rifiuti e Rapallo invece per il turismo. Incominciamo da Sestri Levante, il sistema di raccolta differenziata ha raggiunto il tetto del 74,19% dopo il servizio svolto nel periodo estivo con il sistema del porta a porta. Ci sono anche alcune informazioni che vengono date dal comune di Sestri Levante, i controlli saranno rafforzati nei prossimi mesi, ci saranno alcune squadre operative sul territorio per il controllo degli abbandoni e inoltre entro la fine dell'anno 2016 sarà realizzato un centro di raccolta dei rifiuti in modo differenziato, costituito da aree debitamente presidiate e allestite, dove si svolgerà unicamente l'attività di raccolta per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e contestualmente la realizzazione di un mercato del riuso o un mercatino dell'usato. Per Rapallo, dicevamo invece, le notizie riguardano il turismo con i dati ufficiali che fanno riferimento al primo semestre del 2016, da gennaio a luglio, quindi è esclusa la parte più calda dell'estate. Allo stato attuale, quindi sulla base di questi primi 6 mesi del 2016, a Rapallo c'è stato un aumento del 9,22% di turisti rispetto al 2015, sia per quanto riguarda gli stranieri, l'aumento ammonta all'11,62%, sia per gli italiani con il 6,29%. Alcuni mesi intermedi come quello di marzo hanno fatto registrare dati interessanti. Per marzo più 44,63% di turisti in aumento come ospiti che hanno scelto gli alberghi oppure le residenze turistico-alberghiere oppure altre strutture. Ci sono anche dei dati che riguardano lo IAT, l'Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica, che è stato inaugurato nel marzo del 2016 nella nuova posizione strategica, sempre sul lungomare Vittorio Veneto di Rapallo. Gli utenti nel mese di agosto sono stati circa 3.000, su tutti prevale una forte presenza di turisti francesi. Tra le varie richieste, al primo posto si confermano le escursioni. Dalla redazione è tutto. Grazie, siamo allo sport, il calcio, parliamo del campionato di Serie B. Nel turno infrasettimanale la Virtus Entella ha battuto 2-1 il Perugia portando a 4 i risultati utili consecutivi. Al termine di questo TG13 potrete seguire Momento Sport con le interviste integrali che abbiamo realizzato al termine della partita. Ora ne ascoltiamo alcuni passaggi raccolti per noi da Nicolò Pagliettini. Non sbaglia un colpo l'Entella in casa, vince una partita tanto sofferta quanto importante, alla fine il cuore dei biancocelesti e il cinismo di un grande attaccante quale Ciccio Caputo anche questa sera hanno fatto la differenza. Entella in vantaggio dopo appena 5 minuti grazie al primo gol in maglia biancoceleste di Luca Ceccarelli, abile a svettare in rete appunto il primo gol con la maglia dell'Entella. La reazione però degli Umbri non si è fatta attendere, è arrivato il pareggio al minuto numero 34 grazie al gol di Nicastro. Nella ripresa mister Breda opera subito tutte e tre le sostituzioni, rivoluzionando
rivoluzionando praticamente in toto il tridente offensivo, inserendo Beretta e Tremolada, lasciando in campo solo Ciccio Caputo. E proprio Ciccio Caputo, nel momento forse migliore del Perugia, grazie a una spizzata di Beretta, è abile a infilarsi nella retroguardia umbra, trovandosi a tu per tu col portiere Rosati e freddandolo, come solo lui sa fare, portando in vantaggio Rentella e facendo esplodere letteralmente il pubblico di casa. Nel finale Rentella riesce a reggere la pressione esercitata dagli uomini di Bucchi, vincendo una partita importante, la seconda in campionato, quarto risultato utile consecutivo che proietta i chiavaresi nelle zone alte, anzi altissime, della classifica. Rentella batte Perugia 2-1. Per noi è importante soprattutto guardare il risultato. Nel risultato io vedo tante cose positive, magari non dal punto di vista della qualità del gioco come altre volte, ma certamente della voglia di fare risultato. Un po' mi mancava, perché comunque era diverso tempo e tante partite che non riuscivo a far gol. Sono contento principalmente perché ha aiutato la squadra a ottenere il risultato pieno, quindi poi questioni personali non mi toccava più di tanto, e non lo fa neanche adesso. È chiaro che fa piacere e sono felice di aver segnato. Il mestiere di Ciccio Caputo invece a fare gol è già al terzo in questo inizio di stagione. Nel momento in cui la partita sembrava forse essere incanalata sui binari del pareggio, è arrivata una palla e tu da bomber di razzo non te la sei fatta scappare. Ma sicuramente è stato bravo Beretta nella spizzata della palla, io ci ho creduto e per fortuna ho fatto gol. Ci tenevo a fare gol perché, come avete visto, l'ho dovuto dedicare a mia suocera che mi è mancata da poco, ma ci tenevo tanto, quindi ha un doppio valore questo gol, soprattutto per i tre punti della squadra, ma soprattutto per la dedica per mia suocera. Una notizia di servizio prima di chiudere per gli olivicoltori del territorio: prosegue la fase di attenzione per gli attacchi della mosca olearia. La cooperativa Olivicoltori Sestresi consiglia in questa fase di astenersi da nuovi trattamenti per contrastare la diffusione dell'insetto in tutte le zone del nostro territorio. Secondo gli esperti, infatti, nei comuni costieri, ovvero Lavagna, Sestri Levante e Moneglia, e nelle zone di primo entroterra, come ad esempio Cogorno, nella Val Graveglia, anche in Val Fontana Buona, l'ultimo trattamento eseguito è ancora efficace. Terminiamo così questa edizione del TG13. Vi ricordo che la nostra informazione torna questa sera alle 19:15 con Tigulli Oggi, ma continua sul nostro sito internet teleradiopace.com. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio.